Ciao a tutti e benvenuti a Football Stories. Questa sera sono al Poco Loco in compagnia di un DJ di nome Massimino Lippoli. Prego. Buonasera. Ciao, piacere. Ben trovato. Grazie. Ciao. Allora, dati generali, senza sbagliare, quando sarà il giorno? Dove vivi? 29 giugno. Ok, dove vivi? Allora, nato a Milano, però vivo da 8 anni, mi sono trasferito in Riccione. DJ da 4 anni. Wow. Quindi 30 anni. Bello. Ho iniziato con la disco music nel 79. Puoi parlarmi di pochi dischi per te fondamentali? Allora, i dischi fondamentali sicuramente sono sempre rimasto molto legato a Donna Summer, quando ho iniziato, che comunque c'era tutto dentro Donna Summer, c'era anche il moderno, che poi con Moroder che cominciava a suonare in maniera, con le tastiere, in maniera sequenziale, così c'era un po' di elettronica. Poi dopo altri dischi fondamentali, credo, faccio un po' fatica a ricordarmi perché sono talmente tanti tra i cani che mi piace pensare che la musica l'ho ascoltata a 360 gradi. Effettivamente anche le evoluzioni di questa evoluzione, di conseguenza sai, dalla disco arrivare ai tempi di oggi ci sono stati parecchi passaggi, quindi faccio fatica a pensare a qualche pezzo in. E poi potrei anche uscire da quello che è il mondo del lavoro, della disco, quello che puoi suonare. Cioè, piace un po' la musica. È possibile che ho visto un tuo remix di Notice Me? Di Notice Me, sì. Sì. Ho fatto, in quel periodo lì facevo degli editing e infatti avevo fatto anche Paper Clip, quello di Carl Grey. Quindi erano due remix che avevo fatto, uno Notice Me e uno era Carl Grey di dei semplici tagli, qualche effettino di più, però anche perché quelle sono talmente delle opere d'arte che quando vai a mettere le mani è meglio non fare danni. L'ho sentita qualche centinaia di volte, no? Esatto, è meglio sempre toccare il meno possibile perché sennò è facile sbagliare. Ascolti mai dei tuoi live passati di anni fa? Allora, Dato che cercando su YouTube ho trovato molte serate tue. Allora, guarda, mi è capitato di ascoltare dei live del passato perché siccome si stanno organizzando adesso questi eventi dove c'è un richiamo a quello che erano i party di allora e come protagonista magari insieme ad altri miei DJ così per cercare di arrivare abbastanza pronto, sì, ho ascoltato dei miei mixati, dei miei live, ma devo dire che più della metà non neanche li conoscevo e cercavo di scianzammarmi da solo perché giocavo qualche volta, però sicuramente usavo le dub che anche per Shazam è possibile, certo. Quindi mi è capitato e devo dire che mi piacevano molto. Nello spettacolo comunque set, è fondamentale saper improvvisare. Ah no, per me è la base. Io non arrivo mai in un locale sapendo già cosa devo fare, purtroppo, o meglio, ho una linea di massima, però tutto quello che accade accade lì, a seconda di chi ho davanti. Potrebbe sembrare quasi un po' dire ah ma vai, alla fine fai quello che vorrebbe il pubblico. No, cerco soltanto comunque di trovare un punto di incontro. Perché lavorare con la testa bassa pensando che ho già scelto, battezzato quei 20 dischi, suonerò quello, c'è chi lo fa, bravi loro, ma io preferisco giocarmela lì. Certo. Tipo quella che farò stasera. Non ho la più pallida idea di quello che si suona in questo club e quindi nel momento in cui metto il primo disco da lì poi cercherò di capire cosa fare. Il pubblico, questa è una domanda tra virgolette personale,
alla memoria breve, sia in tutti i sensi, sia sui set, sia sui DJ, figure. Secondo me non tanto. Almeno io credo che chi va per l'amore della musica non abbia assolutamente la memoria corta o breve, mentre invece chi si trova lì per caso probabilmente non apprezza oppure non apprezza quello che sta ascoltando. Ti piace il veloce cambiamento del genere della musica, della, diciamo, metamorfosi, posso definirla così? Mi segui? Sì. No. Se vuoi la risposta in breve, se invece la vuoi più specifica, mi piace che ci sia chiaramente delle evoluzioni, ma io per come sono fatto mi ci avvicino sempre un po' più lento rispetto magari ad altri che non vedono l'ora, che vivono della sperimentazione. Io mi piace provare, cambiare, però tutto secondo quello che poi mi crea delle emozioni, perché sennò non ha senso, nel senso che mi è capitato di avere una grossa handicap nel momento in cui ero entrato nel mondo l'audio, ha avuto varie sfaccettature, però c'è stato un momento in cui 8-10 anni fa, adesso gli anni esatti non mi ricordo, la minimale cominciava a subentrare in maniera prepotente. Ecco, io devo dire che lì ho avuto delle grosse difficoltà, ci sono arrivato molto lungo e poi sono anche uscito abbastanza presto, quindi probabilmente non era proprio... Viviamo con una forte nostalgia di anni che sono stati, tra virgolette, magici, cioè gli anni 90, tendiamo sempre a dire una volta. Allora, io per come sono fatto non amo molto guardarmi indietro, quello che ho fatto, e penso sempre a quello che devo fare e quello che farò, no? Quindi anche musicalmente, ripeto, mi piace che ci siano i cambiamenti, non mi voglio negare troppo, però non rinnego quello che è stato fatto. Infatti in qualsiasi mio set ogni tanto qualche riferimento io, o comunque forse anche il mio modo di suonare moderno è sicuramente molto simile a quello che ho sempre fatto, perché nasco dalla disco. Per quanto possa cambiare, variare, la mia costruzione è lì. Era meglio quando era meglio. Era meglio quando era meglio? Ah. Basta. Sì, sono sicuramente sì. Questo è più personale, tra virgolette. Sì. Però è così. Che consiglio daresti a un giovane DJ? Giovane DJ oggi come oggi. Vuole iniziare a fare il DJ. Di ascoltare tanta musica. Di non soffermarsi a guardare che quel DJ tizio è riuscito a diventare famoso facendo quella cosa, perché poi quello che mi dispiace vedere questi giovani che bruciano le tappe, non hanno nessuna voglia di capire che la musica va amata, va ascoltata, va rispettata, quindi la devi poter fare quello che vuoi fare, che è proporre della musica, devi conoscere. Quindi io consiglierei ai DJ chiaramente di attrezzarsi con tutto quello che oggi ti offre la tecnologia, no? Essere capaci tecnicamente, però di perdere un po' di tempo con una cultura generale musicale, cioè di non ascoltare prettamente la musica che andrai a suonare, ma di allargare il range e ascoltare un po' di tutto, perché poi quel po' di tutto potrebbe servirti un domani, se vuoi fare il produttore, per fare quella cosa che è differente. Perché sennò è un continuare a scocchiazzare tutto quello che c'è, perché se rimani lì sempre con i paraocchi, ascolto te causa e vado avanti a ascoltare te causa. Se vuoi fare qualcosa di diverso devi ascoltare la musica. Quindi quello che consiglio è di ascoltare tanta musica e non solo la musica da piano. È triste, tra virgolette, l'utilizzo ricerca della musica attraverso Shazam. Sì, no, allora ti dico, io da una parte la trovo utile, perché anche a me è capitato che magari, non so, sono in macchina, c'è un pezzo che mi
momento mi sta dando delle emozioni, non riesco ad avere il titolo, e quindi in quel caso lo trovo utilissimo, perché poi alla fine riesco a possessarmi del titolo e sabato domani posso avere quel pezzo e ascoltarlo. Lo trovo triste laddove magari ci sono tante persone che ascoltano il live set di DJ e lo Shazam, magari fanno il singolo, prendono tutta la tracklist, perdi la tua personalità, perdi molto. È l'utilizzo di Shazam che secondo me andrebbe gestito, però lo trovo un'applicazione nella giusta misura. Allora, mio caro, devo comunicarti che siamo tutti questo dato, mi stavo rilassando. È stato un piacere, grandissimo piacere. Allora, ricordo il mio canale YouTube che è youtube.com/thefoodfire. Cercate la musica, ascoltate. Sempre, qualsiasi pezza, chi ha genere, non è portata. Un forte. Ma che mi sa, un forte per te. Mi ha detto, la musica devi sempre dire. Musica bella, musica bella. Quella brutta se riuscite non ascoltate. Buon amico a tutti, ciao!